Catania in salvo, Cireale promosso, meglio di così. Meglio di così non poteva andare, è stata una domenica positiva per il calcio siciliano, tranne che per le due squadre in Serie B, Messina e Licata, che hanno entrambe perso. Poi invece non si può valere tutto. Non si può avere sempre tutto. Il Catania in compenso ha conquistato la salvezza anticipatamente a Rimini, la Cireale è stato promosso, il Siracusa ce l'ha quasi fatta perché domenica gli basterà vincere in casa ed essere promosso anche lui. Insomma, il calcio, il Palermo ha vinto, anche l'Atletico Leonzi ha vinto, insomma, una domenica positiva per il calcio siciliano. Non è soltanto questi proprio i due titoli della nostra copertina sportiva. Cominciamo quindi con il della nostra copertina. Vi ho già detto che la Cireale è stato promosso in Serie C2, finalmente la squadra acese ce l'ha fatta, nonostante i 5 punti di penalizzazione per un illecito che non è mai stato provato, che è sempre rimasto presunto. Quindi la Cireale ha vinto contro gli avversari e contro anche questa penalizzazione che è arrivata in due volte, 3 punti prima, 2 punti dopo, in tutto 5 punti. Ma la squadra acese appunto ce l'ha fatta, battendo il Comiso per 2-1 a Siracusa. Per noi a Siracusa c'era Andrea Lodato, vediamo il servizio che ha portato. Finalmente è Serie C, tutti quanti poi hanno detto, alla fine non è che c'è stato un boato di soddisfazione, ma un sospiro di sollievo, perché era talmente scontata, è talmente legittima la promozione della Cireale che si aspettava così quest'anno. Io credo di sì, e vi devo ringraziare a tutti per quello che avete fatto anche voi, sostenendoci talvolta, non parlandone, ma soprattutto aiutandoci a superare le difficoltà che abbiamo avuto in questi 3 anni. Soprattutto quest'ultimo anno che naturalmente ci ha trovato in grosse difficoltà. È vero, l'onorevole Aleppo, commissario straordinario della Cireale, dice ufficialmente la verità. La Cireale in 2 anni ha dovuto fare troppi conti, ha dovuto vincere, per così dire, 2 campionati e forse ne ha dovuti vincere 3, perché quello di quest'anno ha un significato ancora più speciale. Se la CAF non avesse bastonato la Cireale, infatti, oggi non avremmo visto e la Cireale non avrebbe vissuto un'altra giornata quasi thrilling, un'altra giornata di vibrante e un po' snervante attesa. L'attesa di una promozione che la squadra di Busetta ha saputo costruire in 2 anni, ricordiamolo che proprio lo scorso anno sullo stesso terreno del De Simone, la Cireale, battendo la Juventina Gela, l'aveva già conquistata la sua Serie C2, conquistata quest'anno soprattutto con la forza della testa, non soltanto con una squadra che tecnicamente ha vinto il campionato quasi senza discussioni, al di là appunto delle penalizzazioni, ma una squadra che non si è mai lasciata demolire né dalle vicissitudini dello scorso anno e tanto più da quelle di questa stagione. Il Comiso si è battuto negli ultimi 90 minuti in cui non aveva nulla da perdere, molto onestamente e molto diligentemente. 3 i gol di questa partita, vediamoli subito, sono in pratica il succo e l'unica cosa da tirar fuori di 90 minuti che non avevano storia e probabilmente non dovevano nemmeno né potevano averne. La Cireale va in vantaggio dopo 21 minuti giocati schizzando via sul campo alla ricerca del gol. C'è un fallo commesso dentro area di rigore su Guzzetti e Moncado va a realizzare dal dischetto del rigore. E il vantaggio, forse la Cireale si distrae un po', forse ha pagato tanto in questo campionato e così dà la possibilità al Comiso di pareggiare. Quando sta finendo il primo tempo c'è un fallo di Ingenuo su Ingrao e Sperlinga pareggia. Ma l'incubo, un minimo di incubo, dura soltanto gli 8 minuti della ripresa che vedono di nuovo la Cireale catapultarsi in avanti. Amato, su un cross di Chico, si inventa Ugo Sanchez. Segna così, poi è festa. Sentiamo alcuni dei protagonisti intervistati, pensate un po', da Trionfo Carnà, capitano di Ventura di questo Cireale per tanto tempo, poi Busetta. Riccardo Chico, che non si scompone mai, però si legge in volto che è felicissimo, la faccia della felicità. Riccardo. Ma sinceramente dopo la festa dell'anno scorso mi viene difficile esultare, perché a distanza di un anno, dopo lo spareggio contro la Juventus, mi è rimasta qua, c'ho un nodo alla gola, più forte di me. Sono contentissimo, e come me tutta la città. Maurizio Anastasia è venuto con noi già da domenica scorsa, è militare, infatti stasera deve ripartire di nuovo. Allora Maurizio. Niente, stasera riparto, però sono troppo contento e felice che la città finalmente è C2! Allora Busetta,
Verrebbe voglia di dire secondo campionato vinto dalla Cereale. È il secondo campionato in fondo vinto dalla Cereale, forse il terzo, visto che quest'anno ne avete vinti due in uno. Ma io posso venire fuori con una frase quasi fatta che io ho maturato nella mia mente, diciamo due al prezzo di uno, quindi la ditta Busetta ha fatto due campionati vinti al prezzo di uno, quindi vale, no? Una sola parola sulla partita di oggi, a un certo punto forse avete creduto di averla vinta, invece il Comiso voleva onorare fino in fondo il calcio, ha giocato, vi ha fatto anche il pari, lasciamo stare i rigori se c'erano o meno. Ma comunque è giusto così, quindi comunque abbiamo avuto la serenità e la tranquillità di poter ribaltare ancora la partita, di portarla. Poi una volta passati in vantaggio l'abbiamo amministrato, abbiamo un po' rallentato il gioco al nostro piacimento, quindi poi la partita di oggi non fa testo secondo appunto, me. Erano giusto, però sarebbe semplice vincere i campionati con una bella squadra se si giocassero solo con le gambe. Voi non avete potuto mai giocare solo con le gambe, ma sempre concentrati. Sembrava che venisse fuori una squadra demolita da quell'esperienza dello scorso anno. Sembrava che la squadra si demolisse strada facendo, leggendo i giornali e le penalizzazioni. Invece una testa perfetta. No, non ci siamo mai demoliti. Io ho detto e lo ripeto, io sono un bue, nel senso che ho sempre avuto anche dei ragazzi che mi hanno accompagnato in questo discorso, ragazzi che ho preso per mano, ho tirato per i capelli nei momenti molto critici, ragazzi che veramente hanno avuto la forza di reazione, forse trasmessa anche da me, questo lo devono dire gli altri, comunque ragazzi meravigliosi, quindi questo campionato è molto gradito, anche perché scorrendo negli annali, fare 53 punti in un campionato interregionale, bisogna andare molto lontano negli archivi, non so se ci sia stato un campionato di vita a 53 punti. Ecco, Busetta qualche volta ho spesso secondo, neanche secondo alla CAF Busetta. No, io ho detto e lo ripeto, io ho sempre vinto i miei campionati, anche quando sono arrivato secondo, sono arrivato terzo, perché ho sempre ottemperato ai compiti, agli obblighi che mi aveva chiesto una società, e quindi ho sviluppato il mio lavoro secondo le richieste e la struttura, quello che chiedeva la società. Campionato interregionale, girone N, ultima di ritorno. Agrigento Favara Gangi 0-0, sul neutro di Siracusa Cireale batte Comiso 2-1, Folgore Audace 2-1, Mazara Niscemi 4-0, Nissa Vittoria 3-2, Nuova Igea Enna 0-0, Palermo Olimpia Bagheria 2-2, Paternò Scicli 0-0, Prosciacca Marsala 0-0. La classifica del campionato interregionale. Acireale 48 punti, Mazara 47, Partini Caudace 42, Agrigento Favara 41, Scicli 37, Marsala 35, Paternò 34, Comiso 33, Bagheria e Enna 32, Gangi e Niscemi 31, Palermo Olimpia 30, Folgore e Vittoria 29, Nuova Igea e Prosciacca 27, Nissa 22. Complimenti dunque alla Cireale che ce l'ha fatta, complimenti alla dirigenza, al tecnico, agli atleti e ai tifosi che oggi hanno seguito in 3.000, forse anche di più, la loro squadra a Siracusa e sono tornati appunto con il cuore gonfio di gioia.